Apparentemente aveva il tabacco in mano, nella mano sinistra, in realtà ce l'aveva nella destra, lo faceva entrare nella manica destra, quindi poteva far vedere la mano vuota e poi appariva. Ma la cosa interessante, prima di iniziare il gioco, si tirava sulle maniche. Ciao ragazzi, ciao Daniel, grazie per essere qui con noi oggi. E niente, oggi vogliamo parlare di un classico della magia da Classicissimo. scena, da sala, che è la banconota nel limone. Ci sono mille versioni della banconota nel limone, poi lascio un po' a te la parola. Volevo sprecare due parole per parlare un attimo del creatore del gioco, perché poi il gioco ha una storia molto particolare e anche molto ramificata, no? Però diciamo, si pensa, è abbastanza accertato, che l'idea, l'inventore sia Jarrow, che è stato un performer di vaudeville, che ha avuto una storia un po' particolare. Lui non era nato come... E tra l'altro si ricollega poi al limone, non era nato come prestigiatore, ma come strongman, Sì, cioè quelli che facevano forzuto del gli circo, uomini sì, forzuti del circo, forzuto. no? Poi si è Infatti fatto era male, bello, bello beh, era tosto, grosso, no? Era un po' sì. Perché come Houdini. poi serve per la sua banconota Esatto, nell'Houdini. infatti poi si è fatto male e ha dovuto un po' Ha una gamba, se non sbaglio, si variare. infortuna e da quel momento si rivende come Decide, e tra prestigiatore. l'altro ha avuto un successo Se non sbaglio, il più clamoroso, pagato di quel periodo, credo, del dicono, vaudeville, fino a credo. 1.000 dollari a settimana a quel tempo. C'è scritto, poi non sono fonti certe, ma Comunque tanti. cifre importanti. E tra l'altro era, a parte per questo gioco, era famoso soprattutto tra i maghi perché in teatri molto grandi lui eseguiva dei giochi considerati piccoli, Sì. cioè tendenzialmente non visibili. Lui faceva, diciamo, i giochi più famosi, se non ricordo male, suoi erano la banconota del limone, il viaggio del tabacco da una mano all'altra, quello che noi un po' ricordiamo come il sale di Sì. Caps, e poi, se non erro, ma era un gioco con un penny. Quindi comunque una Hanky cosa piccola, panky, tipo qualcosa, con sì, o però lo cose piccole, foulard, no? sì. Quindi aveva questa enorme capacità di ingigantire quello che faceva. Su Jarrow è stato scritto un libro da Charvet o Charvet o Charvet, non lo so, che fino a poco tempo fa non era facile da trovare perché lo vendeva lui direttamente. Non mi sembra, per poco tempo è stato nelle case magiche. Adesso, se siete interessati, si trova facile perché lo vende Lulu, la piattaforma, no, Ah. ed è questo. Non costa neanche tantissimo, se non mi ricordo. Molto interessante. Jarrow è stato un personaggio veramente particolare e il libro è molto, Tra molto l'altro è uno degli interessante. unici libri dove si trovano i suoi effetti, perché lui ha scritto qualcosa ma che è diventato introvabile Sì, nel tempo. Un suo esattamente. allievo è il primo che pubblica la sua versione, ma poi non si trova praticamente più nulla di suo. Infatti deve essersi fatto anche una bella ricerca. Penso proprio di sì. Charvet. E tra le cose che vengono spiegate, viene spiegata la banconota nel limone. E l'altra capacità di Jarrow, perché lì si parla di epoche in cui poca teoria e imparavi tanto facendolo, no? Sì. Si è reso conto, per esempio, la prima cosa interessante è che la gente, cioè, faceva molto più effetto piuttosto che una banconota farne apparire dentro tre. Per esempio, altra cosa interessante del suo metodo è la praticità e l'estemporaneità. Cioè, un limone, un coltello per aprirlo, un fazzoletto da tasca che bene o male si usava sempre e sei sempre pronto a fare il gioco. Non ci sono gimmick, non c'è nulla. Un po' figlio del suo essere forte, della sua forza fisica, perché il metodo di Jarrow consisteva nel avere l'unghia del pollice un po' lunga, non Un po' tagliata, punta, sì. scegliere possibilmente, ma qua nel libro dice che lui lo faceva con qualunque limone, perché ci sono limoni che hanno la scorza più Più dura, morbida e limoni con la certo. scorza più dura. E perché il limone? Perché il limone naturalmente fa da guida, perché ha questa parte che ha un nome che ora mi sfugge. Quindi cosa faceva? Poi spiego un attimo il dettaglio della routine. Ma semplicemente col limone in tasca andava in tasca malamente, con l'unghia andava di fianco alla cupola, che ha un nome che adesso non mi ricordo, entrava grazie all'unghia, alla sua forza, nel limone, il pollice faceva un bel tunnel, metteva dentro le banconote, che erano già piegate, le metteva dentro, usciva coprendo questa parte qua e poi tirava fuori. Il pubblico moderno potrebbe dire, ma come perché? Cioè, cavolo, tu esci con questa cosa coperta, la gente poi chiede di vedere. No, lui tutti questi problemi li risolveva a priori. Anche se noi andiamo da... Perché a volte dico, sì, la teoria va bene, ma se
lui è diventato famoso per questo gioco. Ci sono delle cose che ragionate non hanno gran senso, eppure funzionavano. Tra l'altro leggevo che sulle locandine lui scriveva proprio l'inventore, esatto, del gioco. Cioè non lo conoscevano tanto evidentemente per il suo nome, quanto più per il gioco del limone. Ed è una curiosità interessante, era che negli anni 20 diventa famosa la donna tagliata in due, e lui quindi dice l'inventore del gioco del limone, esatto, tagliata in due, come se fosse la donna. E comunque aveva una abilità nel entrare un po' nei processi mentali degli spettatori, perché faceva delle cose curiose, no? Per esempio, apro e chiudo la parentesi al volo, il gioco del tabacco lo faceva con lo sleeving. Quindi lui apparentemente aveva il tabacco in mano, nella mano sinistra, in realtà ce l'aveva nella destra, lo faceva entrare nella manica destra, e poi quindi poteva far vedere la mano vuota e poi appariva. Ma la cosa interessante, prima di iniziare il gioco si tirava sulle maniche. Perché aveva questa concezione che il pubblico si ricorda all'inizio, ed era geniale. Lui tirava su la manica destra fino al gomito per far vedere che non usava le maniche. Nel momento stesso in cui tirava su la sinistra, questa di natura ricadeva, okay, e poi sì, era pronto a fare lo sleeving. Tra l'altro c'è qualcuno che la vende adesso questa cosa come sua idea, lo sleeve, giarro. Sleeving giarro. La stessa cosa, il stesso concetto, idea, l'immagine iniziale, quella che ci ricordiamo, la faceva col limone, perché lui molto semplicemente lanciava il limone tra il pubblico, così potevano controllare che fosse il limone chiuso e tutto, e poi durante l'effetto se lo rimetteva in tasca, quindi volendo lo poteva sostituire con un altro limone, anche se non lo faceva. Però giustamente uno dice, intanto l'ho controllato, cioè chi va a pensare. Quindi il suo metodo qual era? Limone controllato, messo in tasca, uno spettatore sul palco con le banconote, lui diceva: io negli anni ho scoperto che il numero più efficace di banconote è 3. 3 banconote è la cosa migliore. Le piegava fazzoletto, le piegava sotto gli occhi del pubblico, quindi metà metodo lo faceva sotto gli occhi del pubblico, le piegava fino a ottenere un pacchettino, apparentemente lo metteva sotto il fazzoletto, semplicemente prendeva il centro del fazzoletto come se avesse le banconote e queste rimanevano impalmate in mano. Molto easy. Con nonchalance metteva un attimo la mano in tasca, le lasciava in tasca senza fare nulla, perché aveva bisogno della mano libera. A quel punto, nel legare, lui legava i capi del fazzoletto, nel legare intanto faceva 2 o 3 giri al centro del fazzoletto in maniera tale che il tessuto al tatto simulasse le banconote all'interno, in realtà è solo tessuto. A quel punto si girava verso lo spettatore messo in posizione giusta per dargli il fazzoletto, in quel momento mano in tasca, bucava, infilava, tanto il tempo è coperto dal dare. E per nascondere, cioè per rendere naturale questo andare in tasca, non è che faceva la cosa e usciva, no, usciva poi con il limone, no? Quindi sostanzialmente l'estetica, la storia che sta raccontando, to tieni che intanto io ritorno al limone. Sì. A quel punto banconote scompaiono, coltello, pam, appaiono dentro, gioco finito. Questa era la versione di Jarrow. Adesso spinge Goldstone, che è stato uno scrittore famoso, a ideare una cosa assurda, un meccanismo da tenere in tasca per bucare il limone, per poi infilare, una roba veramente allucinante. Un'altra strada che adesso spiegheremo, che si può seguire, è, per esempio, non è l'unica, ma per esempio preparare il limone in precedenza. Chiaro. E quindi l'oggetto che è all'interno non è lo stesso che ci presta il pubblico. Io spiego io come preparo il limone, poi se tu hai delle cose. Io lo preparo in questo modo. Ovviamente facciamo quello che in gergo viene chiamato miscalling. La cosa interessante di prepararlo prima e di chiuderlo con la colla è che il limone può essere in gioco dall'inizio. Lui lo tiene in mano, ce l'ha sempre in mano lui, lo apre lui. Allora io fino a poco tempo fa lo facevo aprire sempre dallo spettatore, perché è molto forte. Do 2 cenni su Hoffman, che è interessante perché lui è il primo, diciamo, che inserisce della valuta, della una moneta, in realtà dentro un'arancia.